Una nuova, mirabolante, impressionante e commovente, direi, puntata di Takeshi's Castle. Ma buongiorno, buongiorno professor Stocchi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e buongiorno alla conduttrice Francesca Draghetti, come va? Ma va benissimo, stiamo per vedere ancora 100 concorrenti che devono superare delle sfide pazzesche per prendere d'assalto il castello di Takeshi. Ah, ma il numero degli sfidanti andrà diminuendo. Certo, partiamo in 100 e chissà quanti ne arriveranno alla fine, perché ci sono le guardie da sconfiggere, ci sono le prove da superare. Ne rimarrà solo uno. Ma no, ne rimarranno di più, però glielo dico tra un po', perché adesso 3, 2, 1 c'è la sigla. Ecco il generale lì, pronto, pronto, sta aizzando i 100 concorrenti, sono tutti motivati, sono bellissimi, insomma quasi tutti bellissimi. Siamo alla solita vecchia arringa. No, e si sente. Sì, no, la ringa, anche perché dopo la ringa, dopo 3 giorni, diciamo che insomma, no, si sente molto. E cominciamo subito con il gioco. Li sta lanciando, corrono, sono entusiasti, sono 100 e vanno al knock knock. È il solito vecchio gioco delle porte. Beh, insomma, vecchio gioco. Il problema è trovare la porta giusta, perché il gioco è sempre nuovo. Non, ma d'altronde, che... se non si apre una porta, si apre un portone. Quindi... Eh sì, no, ma se non si apre una porta, rimangono lì più o meno attaccati alla porta. Guardate, li sono già nel fango. Siamo già nel fango. No, io devo dire che quelli mi fanno veramente ridere. Sono quelli che rimangono dentro la rete. La rete, sì. E continuano ad annaspare nel nulla. Ci sono i soliti vestiti di bianco che non hanno capito che c'è il fango. Oh, guardate, c'è il mio materasso, chi l'ha portato qui? E c'è sempre qualcuno che trova prima la porta, tipo questo, e poi viene calpestato dagli amici che arrivano subito dopo. Le guardie che ridono dei concorrenti. Ridono, anche, ma c'hanno poco da ridere, perché con quel completino verde, francamente, io non riderei, andrei di corsa a casa a cambiarmi. Ed ecco la vasca, ecco la vasca dove prendere le palline. Il Fortunello ha già trovato una pallina. I primi, insomma, sono 80 le palline, quindi i primi ci mettono... E qua ci deve essere qualcosa di molto interessante, perché si stanno tutti accalcando. Sono i soliti saldi. Ah, i saldi di fine stagione, sì. Esatto, sì, vendono palline. Sì. Piano. In realtà c'è qualcuno che è ancora dentro il fango. Fortunatamente c'è anche un dottore. A questa camice. Giustamente dice, io vado preparato, pronto a soccorrermi. Vedi, ho trovato una porta, eh? Trovata la soluzione. Sì, ma poi chi se ne importa, tutto sommato, no? Una porta c'è, questa prende quelle chiuse. Certo. Va bene. Ah, ma vedi che le guardie danno anche la spinta, perché non sia mai che uno esca pulito da questo gioco. Delle figure nefande. Il fango è uno dei momenti più esaltanti. Qualcuno ci si trova anche bene nel fango, tanto da rimanerci. Infatti, anche perché se non si sbriga ad andare via, il fango si secca e la troviamo lì anche il prossimo anno. E si tutti stanno... nella farina per una fritturina. Si stanno accapigliando per le ultime palline. No, lui sta proprio preparando una farinata direttamente. Sì, ecco, l'avevo male messa che vada qui. Si mangia. L'avevo messa qui, non la trovo. Chi mi fa questi scherzi? Scaduto stupidi? Il tempo! Questi sono eliminati. Che peccato tornare a casa. Replay! È la signora che si trovava bene nel fango. In realtà non è replay, è ancora lì. Sì. Lei è ancora lì da mesi. Esattamente. I parenti! Velcro Fly! Ah, il Velcro Fly! C'è sempre il ragnone, perché non bastasse il fatto che si devono lanciare attaccati a una corda con il loro costumino di velcro per rimanere appiccicati a una ragnatela, c'è anche il ragnone pronto a colpirli con un getto d'acqua! Il ragnone è fortunato, perché il ragno porta guadagno e nessuno lo abbatte. Eccolo! Era quasi fatta, la ragnatela era un passo! Il ragno se la gode! Eccolo! Lui è molto, molto agguerrito. Poi il caschetto rosa gli dà un particolare aplomb proprio. Parte, eccolo! Farfallina rosa! E infatti, il caschetto pesava 20 kg, per questo lui si è cappottato direttamente nell'acqua. C'ha il fiocchetto! Ma il fiocchetto l'aiuterà. Doppia aluccia per la farfallina rosa. Ma anche la tuta rotta, ho una mia impressione. No, la tuta rotta. E giustamente lei si era già preparata. Dice, che me ne frega, c'ho la tuta rotta! E bagniamola un po', tanto di acqua non ce n'è. Lui è un vero guerriero ninja, è pronto a partire.
Eccolo, si gira e va delle cose improbabili. Di spalle! Dove naturalmente non ha il velcro. Lei ha detto Mariman. Mariman. Sai cosa significa in giapponese? No. Spero di riuscire tanto per mia zia e i miei parenti che stanno guardando alla televisione questo programma. E ci tengono tanto. Sì, hanno smesso di guardarla. Ho un po' d'acqua dal tubo. Eccolo. A mezza tuta verde? Come si è vestito? Boh. Oh! Si è vestito da uno che era pronto ad andare in acqua. Un altro clamoroso insuccesso. Lei ce la fa. Secondo me la coda da una parte la sbilancia. Sì, la sbilancerà, me lo sento. O forse strategia, vediamo, eh. Alea luce attaccata, brutto segno. Sì! Ce l'aveva quasi fatta, anche questa si è dimenticata. Credo che abbia cercato di aggrapparsi con il naso a un certo punto alla ragnatela. Sì, questo non può perché il naso non ce l'ha. Eccolo. Parte! Sì, parte! Sì! Ce l'ha fatta! Non ci stacchiamo per salutare, che poi non troviamo. Non salutiamo, no? Non fa niente. Mariman. Lei ha anche le ali storte. Sì. Sì, secondo me la trovano proprio da un'altra parte, in un altro gioco. Questa terra in Cina? No, questa rimane qua. C'è gente che ci ha passato un mese di vacanza, anche il ragno è perplesso. Che la colpisco a fare? Riesce benissimo a fare danni da sola. Si sta autopunendo. Non scendo. No, non mollo. Mi dovete non sparare mollo. Col tubo dell'acqua. Ecco che la recuperano. Il generale lì la recupera. Secondo me lei adesso molla. Attenzione, attenzione. Guardi. Non scendo. E infatti. Le dà una spinta, l'aiuta per la discesa. Grazie generale lì. Se serve una mano è sempre pronto. Ride di se stesso, replay. Sì, la ragnatela è un passo, lo vedete? Questo è bravissimo. E cade per salutare. Saluta e cade. Parenti! High Rollers. Ah, i 7 cilindri rotanti. Devo dire che i cilindri rotanti sono i nostri preferiti. Lei si è portata avanti, si è spalmata di fango, dice così. Sì. Se cade in acqua non se ne accorge nessuno. Ne avevo un barattolo a casa e l'ho usato. Eccoci, vedi? Te ne sei accorto che è caduta in acqua? No, è uguale a prima. Che aplomb. Sì, i pantaloni bianchi non l'avrei messi, visti i risultati. Però sta andando benissimo. E torna indietro! Sì, perché gli era piaciuto di più il terzo. Un pavido. Oh! Ma lui è... Sceglie la velocità. Lui è in acqua. E mal gliene incoglie. Sì. Sì, non supera il punto. La teniamo qua, sì. Il generale lì ha detto, mi tenga il cilindro che questo l'ho fissato male. Eccolo. Sì, sta andando benissimo. Perfetto, si vede, è la tuta da baseball. Questa è la mossa del criceto impazzito e infatti gli è riuscita perfettamente, era un criceto ed era impazzito. Sa che la mossa del criceto impazzito risale al XIII secolo? Ah, sì? Sì. Chi l'ha inventata? Il generale Fontaine, madonna. Detto anche? Lì. No, lì perché stava lì, non perché è lì. Certo. Sì? Sì? Ma è straordinario, straordinario. No. Si arrende. Però ride. E saluta gli amici. Eccolo. Chi ha giocato un ruolo la maglietta con i girasoli. Io credo che l'abbia sbilanciato l'urlo. Si è messa paura da solo. No, lui. Le salsicce in testa. Bellissimo. Si è portato la merenda. Male che vada, io faccio merenda, però è bravissimo. Ehi! Ma è un genio! Ray! Sì. Ah, questo è quello che ha detto. No, a me piace di più il terzo. I parenti entusiasti. I sopravvissuti. Gridiron! E siamo alla partita da football. Eccole le mie preferite. Le guardie che fanno barriera, fanno muro contro il giocatore che deve portare la palla fino alla meta. Evidentemente hanno fatto un'abbondante colazione, sono felici. Sì, ma davvero cosa mangiano queste guardie? Sì, ma prima o poi bisognerà raggiungere la linea di meta. Però vedi che l'ha confuso e la guardia si è buttata a terra. Sì, tutto sta a confondere le guardie, che mi sembrano già confuse di loro. No, questa non è confusa, questa è proprio... No! Si è schiantata da solo. Sì. Eccolo, il barbone lo insegue. Attenzione. E lui preferisce schiantarsi da solo, sì, piuttosto che farsi abbattere dal barbone. E il barbone ringrazia. Ma insomma... No, così non è valido. Aveva fatto finta di cadere, ora c'è riuscito benissimo da solo.
e adesso avrà veramente dei problemi a togliersi da lì sotto. Si parte. E vediamo, fino a qua tutto bene. Vediamo che schema sceglie. È il suo compleanno, come al solito. Vedete che viene festeggiata da sole 5 guardie. Viene abbattuta. Sì, non l'ha neanche colpita, cioè le è soltanto andata addosso. Eccola. Lo schema non è male, Non è male. Si avvicina all'arbitro. Soltanto la guardia, vedi? Ma basta e avanza, guarda che capelli. Mamma mia. Adesso gli lancia i capelli e la abbatte con la parrucca. La insegue contento. T'ho riconosciuto. Urla. No, perché gli sta dicendo, t'ho riconosciuto, sei una nemica del liceo. Ecco. Sì. E già al liceo non andavano d'accordo. Esattamente. Generalmente. Lui sta tornando a casa, praticamente adesso va proprio negli spogliatoi, sempre inseguita dalla guardia. Detta anche la vispa Teresa. Sì, che non è più tanto vispa perché, e infatti, ha preferito abbattersi da sola. Raggiunta dall'amica del liceo e... La abbatte comunque. Hanno finalmente chiarito i loro problemi. Benissimo, un altro concorrente. Detto mezze maniche. Sì, si guardano in cagnesco. Dove vai? Dove vai? Vai di là, no, vai di qua. Questa è una forma di cortesia. Passa prima lei, no, passo prima io. Ah, ho capito. Non passa nessuno, li sta confondendo, è bravissimo. Anche lui è bello confuso, devo dire. Beh sì, abbastanza, sarà il caschetto. E niente, c'è un giro di valzer. Gli lanciano il casco, non sanno più come colpirlo. Ce la fa! Però ce la fa? Ce la fa? No, non ce la fa. No, per pochissimo. Si abbracciano, un'immagine molto tenera. E per festeggiare lo schiacciano. Siamo al Mariman. Lei è bravissima perché urla da sola, così esatto. Si spaventa. Si autospaventa, fa... Secondo me cerca di intenerire le guardie. Dice, vabbè, già la poverina è già tanto terrorizzata. Un po' ce la fa, le guardie sono tenerissime. E senti, vedi però. Basta, il 78 mette fine alla diatriba. E questo è lo schema. Abbracciamoci tutti, qualcosa accadrà. Tutto, vogliamoci bene. Benissimo. Che in giapponese si dice... Accadrà. Eccolo. Oh, la tecnica del passettino. Un ballerino. E si butta in mezzo e ce la fa. È meraviglioso. Ma lo schema è favoloso. Bravo, bravissimo. Perché tutte le guardie stanno guardando i piedi. Ma il replay non ce lo vediamo? Eh sì. Certo. Ed è lui? No, è quello che gli tolgono il caschetto, credo. Ah, sì. Eccolo, Parenti. Coming up. Ah, sì, le prossime prove. Oh, quello della balena, sì. Il salto della balena. La pedana con la zia di Pippi Calzelunghe. E l'acqua. L'acqua. Ah, e poi le c'è pietre. Lo skipping stones. Non sapete cosa vedrete. Ma ci arriveremo. Ci arriveremo tra un po', ora c'è la fine della... Prima parte! Seconda parte! Eccoci qua, il generale Lee ha visto un po' decimate le sue truppe, insomma, sono partiti in 100. Ma dai via il Wipeout! Ah, il Wipeout è meraviglioso, è il gioco della tavola da surf. Il concorrente deve salire sul surf, deve saltare la balena, non può passarci sotto perché sennò... infatti, lei ha fatto una via di mezzo, cioè è passata attraverso alla balena ed è rimasta aggrappata al surf. Poi devono passare sulla piattaforma, risalire sul surf, risaltare la balena e scendere. Ecco, lui ha deciso di scendere subito prima. Perché così, insomma, si è portato avanti col lavoro. Lui è agguerritissimo, ha il caschetto rosa come la balena per cercare di ingraziarsela. Ha il nonno samurai. E infatti salta la balena ma salta tutto. La balena è rimasta molto contenta. Un ciclista. E infatti adesso cercherà i pedali sul surf e non li troverà. Bravo, gran premio. Ehi, bravissimo. Adesso c'è la pedana con sopra un inquietante personaggio, eccolo qua. La zia di Pippi Calzelunghe, ricordiamolo. Sì, questa è anche la cugina povera di Heidi, hanno detto. Ecco chi ha saltato la balena, bravissimo. Però bravissimo. Ma bravissimo soprattutto il coraggio di indossare quella tutina. Beh, anche questo anche niente questa non male. È male. Ma vediamo se segue le orme Eccolo. Del ciclista. Mica male, eh? Incerto. Però ce l'ha fatta. Attenzione, la zia di Pippi Calzelunghe, Ilga.
Vai Ilga, ciao Ilga. E niente, la balena, no, la seconda balena non ha perdonato. E mi cade all'ultima. Cosa ha detto lei che parla giapponese? Ha detto spero tanto di farcela, soprattutto per i miei figli. E infatti? Eccolo lì. Marimano. Questa è Miss Marimano. Questa è stata Miss Tokyo nel 1978, 80 e 81. E infatti non si è ancora ripresa e si schianta contro la balena. Uno schema patetico. Però la fascia è rimasta. E grande shampoo. Dovrebbe essere il cameriere, se non vado errato. Sì, sì, sì. Tutti ordinano il primo. E l'ultimo ha cercato di sedersi sulla balena. Non è bello. Ma continua imperterrito. Cioè il fatto è... Ha scelto di farla finita da solo. Si è tuffato di testa. Basta. Replay! Dovremmo cominciare proprio dall'ultimo che... Che è lui che... Eccolo là! Eccolo là! Fuochi d'artificio! Addosso alle guardie! Skipping Stones! Skipping Stones! Allora, ogni concorrente deve correre dall'altra parte della piscina servendosi delle pietre. Solo che alcune pietre si muovono. Per cui diventa ancora più difficile. Ecco lui che va in acqua. Oh, poi, infatti, attenzione, se sei buono si muovono le pietre. Se sei cattivo muovono le pietre. Lui, no, vabbè, lui sceglie ha deciso... la corsa! Lui ha deciso di non toccarle le pietre. E l'ha presa anche male. Questo è divertente. E aveva anche gli occhialoni, eh? Eccolo. Che si è tuffato prima. Però sta andando benissimo. Le pietre, no? E invece vanno come matti. Eccolo. Allora, lui ha frenato... Eccolo, benissimo, c'è qua! No! Mancavano due pietre! Il cuoco ce la fa! No, non ce la fa! Oh, mamma mia, lui ancora sta col kimono da stamattina, non si è... Però è bravissimo! Ehi! Ma è stato bravissimo, non si ferma più! Corre a casa così. Ma lui anche a casa c'ha le pietre, eh? Ogni mattina non sa dove appoggiare i piedi. Questo si è schiantato sull'unica pietra immobile che aveva di fronte. Anche lui? Codina verde non ce l'ha fatta. Problemi! Oh. Il cuoco, rivediamo il cuoco. Che sceglie la velocità. E si schianta. E si schianta giustamente. Ed ecco, quelli che sono andati avanti, che si sfidano al karaoke. C'è bisogno di spiegare il karaoke? Ascoltiamola. Ah, questa è una famosa canzone. Nicola. Quella è Nicola, lo vedete? Quello con la sciarpetta è Nicola. Attenzione, se non viene gradita la canzone, non si passa il turno. Ecco, si è alzato Nicola. E il butta fuori, in quel caso, butta fuori dal locale il concorrente che ha perso. Eccolo là. Ecco il butta fuori, no, la sta cacciando. A me non sembrava così male. Perché il butta fuori è già sudato all'inizio eccolo, di sera? Eccolo. Guarda, sul canto non saprei giudicare, ma come balla. Sì. Lui già chiama il dottore. Io adesso non so chi gli abbia fatto questa camicia. Non è bello. Ma certo che anche il presentatore è stato punito. Sì. Nicola non l'ha presa bene. Ecco il butta fuori. Lo afferra per la camicia. No! Ma quello butta fuori si chiama, quindi... Via di qui, forza. Ma butta fuori in malo modo! Basta, il prossimo concorrente, ascoltiamolo. E non capisco se sta ridendo, piangendo o è commossa dalla stessa canzone. Forse dal titolo della canzone. A lei l'ha capito? Sì, mi dica. La marmellata è finita, ma d'altronde era andata male. Ah, ecco perché è così triste. Anche Nicola pare colpito dalla notizia della marmellata, infatti gesticola. Esatto, e lo colpisce, ecco, adesso butta chiama fuori. Il butta fuori, niente, proprio niente da fare. Neanche buttarla sui sentimenti è servito. Ho visto karaoke migliori, va bene. Piangono. A lui giustamente dice, visto che c'è il butta fuori, io mi metto un'armatura addosso. Mi vesto a concio. Però canta. Canta. Adesso lo fa cantare il butta fuori. Chi ha vestito il conduttore del karaoke? Voglio il nome dello stilista?
Però no, sembra che sia contento di questa performance. Sì, questa volta prosegue bene. Sì, ognuno batte le mani secondo il suo tempo personale. Il pubblico è entusiasta. Non so, cioè, lo so. No, niente, via, neanche niente. Questo. Forse il testo non è piaciuto a Nicola, ma la melodia c'era tutta, eh? Questo si è scordato qualcosa? Ah, è quello con la salsiccia in testa, eh? Ah, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Il pubblico impazzisce. Ecco, sta per attaccare. Se questo è il Freddie Mercury giapponese. È la risposta a Freddie Mercury? Sì, sì. Una rispostaccia, però è una risposta, insomma. Il conduttore rema. Non si sa perché, forse è una canzone che parla di barche. C'è stato un inizio di ola. Secondo me viene consegnato nelle mani del buttafuori. Attenzione, no! No! L'ha tenuto! E se ne va con due coniglione di 2 metri l'una. E i concorrenti si vanno assottigliando sempre più. Showdown! E siamo già all'ultimo gioco! L'assalto al Takeshi Castle! E questo è un po' il gioco fulcro di questa, di ogni nostra puntata. Eccoli, eccoli. Il generale lì è pronto, i concorrenti superstiti sono pronti, salgono sui go-kart e devono ingaggiare questa lotta contro le guardie. Eccole le guardie di Smeraldo. Smeraldo si capisce chiaramente dalla terribile tutina che indossano. Sta per iniziare la battaglia, iniziata! Ah, e oltretutto, se colpiscono il conte Takeshi... Esattamente, se colpiscono il conte Takeshi hanno diritto ad assaltare il castello. In quel caso vincono addirittura 1 milione di yen. Un milione di yen! È importantissimo questo, eh? Non si scherza mica, la battaglia continua. Si stanno sparando coi laser, sì? Sì. Qualcuno è già stato colpito perché vediamo nuvole di fumo. Colpiscono le lattine di bibite sugli fianchi. Non sono lattine di bibite, sono i bersagli. Eppure sono, lo sembrano. La battaglia prosegue senza esclusione di colpi. Lo zio di Charlie Chaplin colpisce. Guardateli, guardateli. I concorrenti sono bravissimi, forse questa volta ce la fanno. Forse questa volta ce la fanno. Ah, il generale lì è stato accerchiato dalle guardie, gli stanno sparando, no! È scappato! Non resta che la fuga al generale lì. È circondato! Ah! Niente, nessun vincitore! Peccato, eravamo a tanto così. Il conte Takeshi ce l'ha fatta anche questa volta. Saluti da Roberto Stocchi e Francesca Draghetti. Ciao!